Schifo, che schifo, Schutz. Ma che fai? E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi siamo qui con Blob. Chi è? È un bubble tea peluche che è del cameraman ed è venuto qui come ospite speciale. Aiuto. Stranamente starnutito così perché di solito mi annaffia, vabbè. È venuto qui come ospite speciale di questo video, ma perché? Perché? Oggi cosa andiamo a fare, Dani? Allora, andiamo a bere. E a bere, oh! Andiamo ad assaggiare, che a bere, oh! Andiamo a bere. Ad assaggiare i bubble tea di diversi gusti. Ma, Dani, dove sono tutti questi bubble tea che stai dicendo, scusa? Facciamo una magia. 3, 2, 1... Eccoli qua, sono ben 12 bubble tea, ma noi abbiamo già provato il bubble tea nel video del Medioevo. Sì, probabilmente. Però è un bel video, devo dire, per essere così vecchio all'inizio, all'antipodi di questo canale, possiamo dire che è un bel video. Quindi se ve lo siete persi, andatevelo a vedere. Subito! No, magari alla fine del video, così vedono anche questo. Sì, va bene. Oggi non proveremo il bubble tea vero, originale, quello che prendi in giro, che ti fanno... e ti mettono dentro tutte le bollicine e le robe, ma andremo a provare i bubble tea, quelli del supermercato, per vedere anche se sono buoni come quelli che fanno in giro i giapponesi. Vai. Non perdiamoci in chiacchiere, Blob starà qui tutto il video, mettiamo via tutti questi bubble tea e iniziamo con uno a caso. Sì. Bicchieri sono sempre questi, come quelli delle Monster. Se vi siete persi il video delle Monster, è un video guarda bellissimo. Che li rompi tu. No, è un video bellissimo, quindi vi suggeriamo anche quello di andarvelo a recuperare se non l'avete visto, ma iniziamo con il primo assaggio. Iniziamo con ananas. Comunque questa marca qua di bubble tea si chiama Moku Moku. Oh, odore è buono. Andiamo all'assaggio. È buono? È veramente buono. Mi è piaciuto questo. Quelli buoni li mettiamo in un reparto proibito. No, voglio mettere quelli che ci sono piaciuti in un reparto che poi andremo a recuperare per la classifica finale, mentre quelli che non ci sono piaciuti li mettiamo in un altro reparto. Questo direttamente, secondo me, è un reparto buono, speciale. Dai. Diamo subito anche il voto, se no ci dimentichiamo perché sono 12. Per me questo è un 8, non vorrei sbilanciarmi troppo, però mi è piaciuto. È un 7,5. Vediamo se anche gli altri ci soddisfaceranno. Sì, vabbè. Andiamo con il coconut. Andiamo a sbottigliare. Andiamo all'assaggio. Che schifo. È molto strano, c'è troppo gelatinoso, troppo... sa di qualcosa di troppo viscido. Subito delusi dal secondo assaggio, però ci può stare che non ci piacciono alcuni gusti. Questo gli do un 5,5. 5 no. E va purtroppo nel reparto delusione. Quello ai mirtilli. Andiamo all'assaggio. È buono, un po' fortino. Sa un po' di Gatorade. Sì, esatto, bubble tea alla Gatorade. Piacevole, buono, ma mi è piaciuto di più quello l'anno. 7 più. 7. Va nel reparto speciale. Fragola, andiamo all'assaggio. Non è male, però... Sei. Reparto indifferente. Numero 5. Alla mela. No, io voglio quello verde. Dopo prenderemo quello verde. Andiamo all'assaggio del bubble tea alla mela. Per me no. X. Sei meno io. Reparto indifferente. Questo deve essere interessante perché è pigna colada. Quindi, gusto ananas, però dovrebbe essere tipo drink alcolico. Sì, è tipo ananas un po' più smammito. Non è buono come l'ananas. Non mi piace. Questo 6,5 da. Sì. Indifferenza. Andiamo con l'arancia. Che schifo, Schutz. Aia, non si fa così. Andiamo all'assaggio. Non è male, il problema principale non è il succo in sé, ma i pezzetti non mi piacciono. Io gli do 6,5. E io 7. Questo qua lo mettiamo per Danny nel reparto speciale, per me riparto indifferenza perché mi è piaciuto il succo, ma non mi è piaciuto il bubble. Melone. Questo melone qua è quello verde, non so ragazzi se l'avete mai assaggiato, ma è diverso da quello arancione. Andiamo all'assaggio. Sa di melone verde, però molto nauseante. È buono però. Sa di melone verde, ma non lo berrei tutto. 6,5. 7 meno, 7 meno. Reparto speciale anche per me, dai. Andiamo col gusto peach. Lascio per ultimo uno che sono veramente curioso. Andiamo all'assaggio. Sì. Non è male. No, non mi piace. Per Dani, indifferenza, per me speciale. Per me 7, per te? 6,5. Andiamo col prossimo, ne mancano solo 3, ne abbiamo assaggiati 9. Adesso apro io, hai capito? Questo qua è mango, mango per il tubo che lo apri tu. È buonissimo. Sì? Ma che fai? No, è buonissimo, devi assaggiarlo di più. No, l'ho assaggiato, buono. È buono, assaggia. Cosa fai? No, questo è buonissimo. Dai, tientelo. Voto 8,5. Io 8. Ovviamente reparto speciale. Passion fruit. È buono. Piacevole. Io do un 7,5. Sì, anch'io. Andiamo all'ultimo bubble tea. Quello che secondo me è quello che ci potrebbe sorprendere di più. Litchi. Shoot. Ah.
È tipo fragola un po' più forte. Io sai. Sì, anch'io. Rob, secondo te come sono andati questi bubble tea? Sono all'altezza del bubble tea originale? Non lo so, visto che non li ho assaggiati, ma secondo me sono buoni. Anche a Rob è andato bene questo assaggio di bubble tea del supermercato. Andiamo a fare la classifica. Rob deciderà qual è la migliore classifica. Siamo d'accordo che l'unico che non ci è piaciuto è questo qua. Cocco. Quindi in generale... Che delusione. Sì, ma in generale su 12... Uno... Solo uno non ci è piaciuto, quindi in generale ci sono piaciuti più o meno tutti. Quindi se volete prendere dei bubble tea sul mercato, sapete che quelli di Mogu Mogu sono buoni. La classifica dei migliori per Danny è questa. Eccola qua, la classifica di Danny. Allora, primo passion fruit, sì. Secondo ananas, terzo orange. Questa era la sua classifica, adesso tocca a me. Sì. Ed eccola qua, la mia classifica. Primo mango, secondo ananas e terza pesca. Quindi bravo, qual è secondo te la classifica migliore? Quella di Danny o quella di Franci? Non saprei, sono tutte e due carine. Però se proprio devo scegliere quella di Danny. Non è possibile, ormai vinco sempre. Non è possibile, anche Blob è contro di me. E niente ragazzi, questi erano tutti i 12 bubble tea che abbiamo provato. Fateci sapere se avete provato anche voi questi bubble tea o anche altri bubble tea del supermercato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo a un prossimo video. Ma qual è il prossimo video? È l'inizio di una serie di video assurda che faremo in una città europea. Provate a indovinare quale qui sotto nei commenti. Non c'è nient'altro da dire, ci vediamo a questo fatidico prossimo video. Ciao ciao ciao.